Siamo in compagnia di Bossato Ennio e Giorgio Bergamo del Centro Revisioni Veneto Orientale qui a Portogruaro. Ecco, il Centro Revisioni ha rinnovato le cariche. Ecco, può dirci intanto chi sono i nuovi appartenenti o quantomeno si ricorda quelli che si ricorda, insomma. Beh, ricordarsi, è chiaro che bisogna ricordarsi tutti, perché il rinnovo è sempre un qualcosa di rinnovo, diciamo, di quello che può essere un gruppo, di quello soprattutto che è il Centro Revisioni. E non dico purtroppo, ma sono stato rieletto presidente e avevo piacere che ci fossero dei cambiamenti, ma così hanno voluto tutti quanti quelli del Consiglio, e accetto comunque di essere con entusiasmo e promettendo di dare comunque quello che è il massimo perché la funzionalità del Centro Revisioni sia sempre efficiente. E nomino così chi sono stati rinominati: io come presidente, Ennio qui presente vicepresidente, la carrozzeria Furlanis con la Fiorella che è una consigliera, la carrozzeria di Moretto, Mauto, che è anche lui il figlio, questa volta giovane, che così abbiamo anche delle nuove forze dentro, la carrozzeria Bortoletto e per ultimo anche abbiamo... Basta, questi fanno parte del Consiglio, siamo in cinque e il Consiglio è formato da cinque persone. Con entusiasmo ci siamo tirati su, ci siamo messi d'accordo e siamo pronti per partire. Ecco, una domanda. Si sta parlando adesso degli incentivi per le auto elettriche, per la tassa ecologica, eccetera. Voi che siete proprio i diretti interessati un po' di questi provvedimenti, e secondo lei l'obiettivo del governo viene centrato oppure c'è qualcosa che non va? Ma diciamo sempre che su tutte le iniziative che vengono fatte c'è sempre il pro e il contro, giusto? E il settore dell'automobile ha un settore di crisi, pertanto le innovazioni che ci sono sull'ibrido, su questo e sull'altro, sono ancora in fase di partenza, diciamo, no? E tutta la gente, è chiaro, chi va ad acquistare una macchina e che si ritrova che se compra un tipo di macchina viene penalizzato, se ne compra un altro viene un po' spronato all'incentivo, crea confusione comunque. Ma quello che diamo noi è l'assistenza e quello che può essere tutto inerente alla revisione, perché la macchina abbia un'efficienza di sicurezza sulla strada, e questo è il nostro servizio. Dopo, per quello che riguarda il mercato, aspettiamo e vediamo come andrà. Noi siamo qui per dare il servizio. Ecco, voi come Centro Revisioni lavorate, diciamo, collaborate con le scuole, in questo caso con l'ITIS di Portogruaro, dove avete fatto fare degli stage a dei ragazzi. Com'è andata e come apprendono questo tipo di iniziative i ragazzi? Diciamo che i ragazzi, soprattutto i giovani, hanno sempre qualcosa, imparano sempre qualcosa di nuovo su queste esperienze. L'abbiamo ripetuta quest'anno come anche l'anno scorso e vediamo che c'è tantissimo interesse dai giovani, ma anche soprattutto dagli insegnanti, che vedono sempre qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo perché il mercato dell'auto sta sempre cambiando, sta sempre evolvendosi sempre più velocemente. E questi qua i ragazzi vedo che sono spronati a fare cose interessanti. Ecco, per cui il Centro Revisioni, ma non solo quello, anche le vostre aziende, come le aziende di vostri associati, sono sempre a disposizione comunque perché i ragazzi vengono formati, e questo è un pregio. Sì, diciamo che le nostre aziende in linea di massima e i nostri consorziati sono tutti delle attività sul settore dell'automobile aggiornati e anche sempre pronti per avere il top di quello che può essere l'assistenza a chi guida, a chi va via con l'auto, diciamo, no? E la stessa cosa che abbiamo trasmesso a questi ragazzi che sono venuti qui, perché è giusto che i giovani soprattutto sappiano cosa vuol dire operare nel settore dell'auto ed essere di servizio, di sicurezza soprattutto. Abbiamo voluto anche essere riconoscenti nei confronti della scuola, di chi ha partecipato, e anche dell'istituto che ha collaborato con noi, dandogli degli attestati che se non altro saranno un ricordo di quello che noi gli abbiamo trasmesso.